Trasparenza e burocrazia, fisco, incentivi, credito e pagamenti, promozione, sviluppo, cultura e programmazione, istruzione, formazione, lavoro, infrastrutture, ambiente, trasporti ed energia e benessere sociale. Sono i sei obiettivi su cui si è concentrata Confartigianato Liguria, indicando quali sono le priorità per la regione in cui ha identificato le azioni concrete da mettere in campo per poterli raggiungere. Una proposta messa a disposizione dei candidati alle elezioni regionali, a cui verrà chiesto di sottoscriverla. Durante la legislatura, Confartigianato ne verificherà l'attuazione. Ma intanto noi adesso presentiamo queste proposte ai candidati, per cui saranno i futuri amministratori. Faremo sottoscrivere perché vogliamo che si prendano un impegno a trattare queste questioni che noi andremo a sottoporre. Siamo disponibili a discuterle con loro, ad approfondirle. Penso che siano tutte cose di per sé non complicatissime, che però sono ormai sul tappeto, sul tavolo della discussione da tanti anni, che sono le solite questioni, prima di tutto burocrazia, trasparenza, fisco, formazione, sono quelle questioni che stanno bloccando l'economia, soprattutto se si pensa alla burocrazia, al fisco. Bisogna creare delle condizioni perché le imprese possano prosperare nell'interesse della comunità, nell'interesse dei lavoratori, dei giovani che difficilmente trovano occupazione. Per cui, ecco, si tratta di affrontare la questione con impegno, seriamente, con determinazione, chiamarsi in gioco. Noi ci chiamiamo in gioco attraverso queste proposte che articoleremo in maniera dettagliata agli amministratori. Noi le vogliamo però fare impegnare, poi le andremo anche a misurare nel corso poi del tempo per vedere chi si è impegnato. Diremo sicuramente bravo, qualcheduno che si è impegnato meno tireremo un po' le orecchie. Ecco, questo come dire, per fare un percorso assieme. Noi siamo consapevoli delle difficoltà che non sono soltanto della Liguria, ma sono a livello mondiale ormai difficoltà di ogni genere. Ecco, vogliamo però impegni concreti, vogliamo che si faccia un salto di qualità anche nell'amministrare, soprattutto amministrare bene. La Liguria ha grandi potenzialità, noi ci aspettiamo grandi cose dai futuri amministratori, ma penso che sia giusto e che sia logico che stia nell'interesse generale. Noi dell'artigianato siamo subito dietro il turismo. Il turismo è fonte importantissima per quanto riguarda la Liguria e soprattutto il turismo estivo, anche perché si fa molta fatica d'inverno a far pervenire le persone dall'entroterra dell'Italia. Però per quanto mi riguarda c'è la possibilità con la Regione di ristaurare un rapporto, un percorso politico e aziendale molto, molto importante. Io ritengo sempre, come dico di solito ai miei incontri, di cercare di portare i giovani, soprattutto d'estate, da una certa età in avanti, non solo andare in vacanza. Difatti io non condivido il percorso del governo di aumentare la scuola. È giusto che si vada in vacanza, è giusto che si vada al mare, ma è giusto da una certa età, soprattutto nelle scuole superiori, di invogliare alla manualità i nostri ragazzi. Quindi per quanto mi riguarda il settore alberghiero lo sta già facendo, però gli altri settori non lo fanno ancora. E trovare di comune accordo di portare di nuovo sui tavoli degli alberghi, dei ristoranti, delle paninoteche e tutto quanto, di nuovo un prodotto valido, soprattutto un prodotto che ci differenzi da quello che è la grande distribuzione, da quello che è diciamo, i grandi business americani che ormai abbiamo anche noi qua in Liguria. Se riusciamo a avere un percorso, un'idea comune su quest'idea che io ho, secondo me possiamo ripartire nella maniera giusta per trovare poi
un risultato più avanti. Noi stiamo particolarmente attenti alle elezioni regionali perché la regione è l'ente, l'istituzione che per quanto riguarda il settore delle piccole imprese, dell'artigianato in particolare, norme legifera nel settore. Le imprese di Savona hanno problematiche come tutte le altre imprese delle altre province, un momento di crisi, un momento di difficoltà, il settore delle costruzioni con tutto quello che è annesso e connesso, chi le imprese artigiane che lavorano nel settore hanno forte difficoltà, quindi ci aspettiamo dai nuovi amministratori della regione provvedimenti che vadano a sostegno delle nostre imprese, quindi nel settore della semplificazione burocratica, nel settore dei finanziamenti, ma soprattutto in tutti i settori che possono portare occupazione e nuove risorse per le imprese, nuove opportunità per le imprese artigiane.